Ucraina. Anche Torino ricorda il primo anniversario della guerra nel segno della solidarietà. Terremoto in Turchia e Siria. Nelle zone colpite, in azione anche la protezione civile del Piemonte. Final 8 di basket. Evento da record. Torino chiede la replica. Ivrea si riprende il carnevale. Dopo 3 anni torna la storica battaglia delle arance. Ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News. Apriamo il nostro telegiornale con l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Torino racconta il conflitto, mentre non si ferma la solidarietà. Il servizio. Un anniversario doloroso, quello del conflitto russo-ucraino. Un anno di bombe e resistenza. Migliaia le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa. Solo nella regione Piemonte sono stati ospitati più di 11.000 rifugiati ucraini dall'inizio della guerra. 3.700 nella provincia di Torino. Il capoluogo si è distinto per il suo ruolo centrale nell'accoglienza, diventando un punto di riferimento per la regione. Un impegno che si è tradotto in diverse iniziative di solidarietà. Proprio la scorsa settimana, infatti, l'associazione ACMOS ha mandato alcune ragazze volontarie a Mykolaiv, una città nel sud dell'Ucraina. Stiamo partendo appunto per la città di Mykolaiv, che si trova a una 50ina di chilometri dal fronte. Mykolaiv è una città che è stata fin dall'inizio della guerra estremamente colpita dai bombardamenti, che è priva di acqua potabile e che in questo momento ha molto bisogno appunto di aiuti umanitari. Le volontarie sono partite con un furgone che la città metropolitana ha fornito proprio per l'occasione. Per dare un segnale concreto di vicinanza del territorio e delle istituzioni. Quando i russi hanno invaso l'Ucraina, una delle prime cose che hanno fatto è stata quella di colpire i sindaci e tutte le persone che si occupano dell'organizzazione della vita sociale in quel paese. Il progetto è ambizioso. Infatti ACMOS si impegna a mandare ogni mese una squadra di volontari in Ucraina. Noi andiamo lì in realtà all'interno di una comunità che si occupa proprio del sostegno delle persone del territorio attraverso gli aiuti umanitari, ma soprattutto attraverso l'accoglienza. Quindi a dare sì un aiuto concreto, ma allo stesso tempo a portare vicinanza alle persone. Fino a giugno, forse nella speranza che i bombardamenti giornalieri smettano di distruggere la città di Mykolaiv. Paura e un po' di ansia c'è sempre, perché comunque il luogo non è sicuro, ma diciamo che l'attivismo e la volontà che ci porta lì mi fa superare questa paura. Al di là della solidarietà, sono tante le domande aperte sulla guerra e la prospettiva di pace sembra ancora lontana. Le immagini che arrivano dal fronte non bastano a spiegare un conflitto dalle mille sfaccettature. Se la dinamica del conflitto è chiara, con un aggressore e un aggredito, le cause e lo svolgimento del conflitto stesso è molto difficile da dipanare, direi. La terra continua a tremare in Siria e Turchia. Anche la protezione civile del Piemonte è in azione nelle zone colpite, con uomini e mezzi. Vediamo. Ancora scosse. 6.4 e 5.8 della scala Richter. Purtroppo ancora morti. 47.000 in tutto, centinaia di migliaia di feriti e sfollati. Le immagini di una tragedia che per Siria e Turchia ha sempre più i tratti dell'ecatombe. Sul posto aiuti da tutto il mondo, anche la protezione civile del Piemonte. È stato un terremoto veramente disastroso e c'è una cosa incredibile, umanamente veramente pietosa, nel senso che la popolazione dorme in macchina, quella che può, le hanno visti ammassati su dei pullman, sotto magari una tenda che è fatta di un lenzuolo e cose del genere. Oltre 60 tra medici e infermieri arrivati questa settimana ad Antiochia, in Turchia, per soccorrere i terremotati. Il team sanitario sta prestando servizio in un ospedale da campo, montato gli scorsi giorni dai volontari della Protezione Civile del Piemonte. Ci riferiscono di uno scenario di totale distruzione, numerosissime tendopoli, i fabbisogni sanitari sono elevatissimi. Ci occuperemo in particolare sicuramente degli esiti dei traumi occorsi a seguito del sisma, ma io credo che la grossa richiesta arriverà dalla popolazione, tutti i fabbisogni sanitari della popolazione che al momento sono senza strutture sanitarie di riferimento. I soccorsi piemontesi sono arrivati a bordo della nave San Marco, messa a disposizione dal Ministero della Difesa. Sbarco ad Alessandretta di oltre 40 volontari della colonna mobile e di un ospedale da campo per dare supporto alle strutture locali. La capacità di ricovero include 4 posti di terapia intensiva, trasportati anche materiale sanitario, tende e brandine.
Sicuramente nelle prossime settimane l'Europa penserà soprattutto alle persone che sono senza casa. In questo senso sono già state create parecchie tendopoli, ma dovranno aumentare di gran lunga. Vera Politkovskaja ha presentato alle OGR il libro dedicato a sua madre Anna, giornalista russa uccisa nel 2006. Vera, divenuta giornalista come la madre, ha lasciato il suo paese all'indomani dell'attacco all'Ucraina e ha raccontato una Russia di cui da tempo la libertà è limitata. L'unico posto in cui si può parlare liberamente, ha detto, è in cucina, lasciando il cellulare nell'altra stanza, possibilmente spento. Politkovskaja ha sottolineato il ruolo dell'Italia, dove il ricordo di sua madre è più vivo che in altri paesi. Si chiama SPES il progetto nato a Torino, per prevenire il disagio dei giovani che in alcuni casi può portare al suicidio. Un progetto realizzato in collaborazione con l'università, per dare strumenti agli insegnanti e renderli capaci di relazionarsi meglio con i ragazzi. Il tutto attraverso il teatro. Lo ricordiamo, il suicidio in Italia è la seconda causa di morte tra i 15 e i 24 anni. Un quadro riscontrabile anche a Torino. Il pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita, infatti, sta registrando il doppio degli accessi per motivi psichiatrici rispetto a prima della pandemia. Dal 2018 al 2021 i tentativi di suicidio sono aumentati del 300%. Passiamo ora allo sport. Domenica si sono concluse le Final Eight al Palalpi Tour di Torino. La Germany Brescia ha vinto la Coppa Italia. Numeri da record sono stati registrati per tutti i match. Un grande traguardo per la Lega Basket e le amministrazioni locali che vorrebbero replicare anche per i prossimi 3 anni. Il servizio. Un'edizione da record con una finale sold out e quasi 36.000 spettatori totali. Dopo il successo delle Final Eight di Coppa Italia 2023, la città di Torino pensa già a quelle del 2024. Ho trovato, come detto il sindaco russo, una squadra tra le istituzioni che ha fatto tantissimo per aiutarci a raggiungere quello che per noi era una sfida, cercare di vincere, cioè quella di portare il grande pubblico in una città con degli impianti straordinari, con una storia di pallacanestro importante come Torino, a portare a riempire un impianto come il Palalpi Tour. La fase finale della Coppa Italia di basket ha raggiunto numeri mai visti prima. Rispetto a Pesaro 2022 c'è stato un incremento di pubblico del 16%. Merito anche del Comitato Regionale Piemonte, che si è impegnato nel lavoro di promozione. Le società hanno risposto in maniera eccezionale all'invito fatto dal Comitato con una bella promozione grazie alla Lega, e devo dire che sono arrivate numerose, ben 11.000 biglietti abbiamo venduto solo con i nostri tesserati e l'entourage delle nostre società, quindi insomma sicuramente è stata un'esperienza veramente importante per il nostro Comitato regionale. Dopo le ATP Finals, le Universiadi e le Final Eight, Torino ha confermato il suo ruolo di città dello sport. L'inaspettata vittoria del Brescia ha reso ancora più memorabile l'edizione del Palalpi Tour. Nel momento in cui riusciamo ad avere un buon movimento in Piemonte, anche a livello nazionale le nostre società stanno lavorando bene e continuano a lavorare, producono degli ottimi giocatori che vediamo, come abbiamo visto, che militano anche in squadre di Serie A. Quindi insomma diciamo che il movimento è fondamentale dalla base, tutto il resto è una conseguenza. Quindi insomma credo che possiamo essere soddisfatti, come però le dicevo, non ci fermiamo, andiamo avanti, cerchiamo di fare il possibile, anzi l'impossibile a volte. Adesso gli spettacoli. Dal 24 febbraio al 2 marzo Torino ospiterà la 9ª edizione del CU Sound International Music Festival. Verranno proiettati 79 film, tutti legati alla musica, di cui 5 in anteprima assoluta. Ci saranno anche 22 tra concerti, sonorizzazioni e DJ set, accompagnati da oltre 60 ospiti da tutto il mondo. Per l'apertura è in programma l'anteprima italiana di Tchaikovsky's Wife, di Kirill Serebrennikov. Film sulla tumultuosa relazione tra il compositore e la moglie, che venne presentato in prima mondiale a Cannes nel 2022. Concludiamo con il Carnevale di Ivrea, grande successo dopo lo stop dovuto alla pandemia. Per il sindaco Stefano Sertoli è stato l'anno della ripartenza. In migliaia hanno partecipato alla storica battaglia delle arance. Da domenica al martedì grasso si sono scontrate due fazioni, da una parte gli arancieri a piedi, che hanno combattuto senza protezioni, rappresentando il popolo in rivolta, dall'altra gli arancieri sui carri, protetti da caschi di cuoio. Per questa edizione è tutto, continuate a seguirci sui nostri canali informativi, appuntamento alla prossima edizione.